mi date una mano, Nino, ci siamo, possiamo iniziare. Anche perché io credo, insomma, non vorrei che le macumbe del Partito Democratico ci arrivano, insomma, un po' di nuvole e ci fanno arrivare un po' di pioggia. Mi dispiace gli amici che sono fuori, ma proprio per questo abbiamo immaginato anche uno schermo gigante, la televisione fuori, per chiaramente garantire l'audio anche agli amici. Ci sono ancora dei posti, Gianfranco, i sindaci, i consiglieri, quindi... Io intanto, insomma, inizierei a fare un po' gli onori di casa salutando uno per uno tutti coloro i quali hanno accolto ancora una volta il nostro invito. Grazie di vero cuore, grazie per averci atteso anche questi 30-40 minuti di ritardo che abbiamo fatto, ma eravamo in giro per la città a fare altre attività. Gianfranco, ci siamo, quindi grazie a tutti e buonasera, benvenuti. Saluto tutti i sindaci che devo salutare necessariamente col nome e cognome, perché sono qui a dimostrazione del fatto di quanto loro sono... Ci siamo, Bruno? Presenti all'interno del nostro partito e per quanto ci stanno dando una mano a ripartire con questa grande coalizione. Quindi io voglio salutare Alessandro De Mazzo, sindaco di Anoia, Domenico Romeo, sindaco di Calanna, Marrapodi, sindaco di Caraffa del Bianco, Antonio Gioffre di Cosoleto, il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, Giuseppe Meduri, sindaco di Mento Montosato, Beniamino Alessio, il sindaco di Monopio, Mimmo Giannetta, non solo sindaco di Opio ma anche consigliere della città metropolitana, Roberto Pizzari, che è il sindaco di San Roberto ma che è anche il presidente dell'associazione dei sindaci dell'area dello stretto, Alessandro Giovinazzo, è diventato sindaco 12 ore fa, mi ha appena telefonato, voleva essere qui, voleva essere qui con noi, ma purtroppo per impegni, diciamo, imminenti da sindaco, mi ha chiesto comunque di portare un suo saluto. Pierpaolo Zavettieri, sindaco di Rocudi e consigliere della città metropolitana, Domenico Stranieri, il sindaco di Sant'Agata, Domenico Creazzo, sindaco di Santa Eufemia, che non vedo tra le prime linee ma l'avevo intravisto prima, Giuseppe Zampogna, sindaco di Scito nonché consigliere della città metropolitana, Salvatore Foti, sindaco di Terranova, e Giovanni Siclari, il sindaco di Villa San Giovanni. Giovanni, ti ho visto dove sei, senti. Ovviamente esprimo gratitudine a tutti gli amministratori, i vice sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali che sono qui stasera. Un sentito grazie di vero cuore chiaramente ai colleghi consiglieri regionali, gli onorevoli consiglieri regionali, e qui voglio salutare il grande saggio Mimmo Tallini, il grande Claudio Parente, al quale va un sentito grazie per la bellissima giornata trascorsa ieri a Catanzaro, perché è successo anche a Catanzaro ieri che c'è stata una inaugurazione bellissima, piena di gente ma soprattutto piena di entusiasmo, grazie all'organizzazione di Mimmo Tallini e Claudio Parente. Grazie ancora. Saluto Aldo Esposito, consigliere regionale del nuovo centrodestra, auspichiamo cose buone per il nostro collega Aldo Esposito, sperando di poterlo nel più breve tempo possibile accogliere in questo grande partito. Il consigliere regionale Giuseppe Bedà, mio amico personale, che sta facendo un grandissimo lavoro. Il capogruppo della Casa della Libertà, il grande Gianluca Gallo, con il quale abbiamo condiviso tante battaglie. Permettetemi di salutare con grande, ecco, piacere Vincenzo Pasqua, perché Vincenzo Pasqua oggi è in Coppa Italia, essendo lui una persona molto intelligente, sin da subito ha capito che non aveva a che fare con la giunta di Mario Oliverio e quindi è arrivato subito da noi. Grande, ecco. Candeloro Imbalzano, con la sua esperienza e con la sua saggezza, regionale della Calabria. Io credo che l'occasione è ghiotta e me lo consentirà per i rapporti personali che mi legano. Io lo devo salutare e ringraziare non solo per la presenza
ma perché abbiamo già fatto quasi il 90% di strada di un percorso che mi auguro e spero che nelle prossime settimane potrà sancire il nostro rapporto anche politico, non con me ma con l'intero partito e quindi con l'intera coalizione di centrodestra. E saluto con grande affetto il mio amico Giovanni Arruzzo, che oggi è molto presto Forza Italia lo accoglierà con grande entusiasmo, a lui e ai suoi amici e alla sua grande squadra. Io spero di non aver dimenticato nessuno, saluto ovviamente le sigle, ecco, degli amici dei partiti. Qui abbiamo il coordinatore provinciale della Lega, il mio amico Michele Gullaci, grazie per essere qui, Michele, a dimostrazione del fatto come Reggio, la Calabria può essere un laboratorio politico anche nazionale, essendoci questo centrodestra vero, reale, unito, anche grazie agli amici della Lega. Saluto Gigi Fedele, che non ha bisogno di presentazioni, ma è qui in rappresentanza dell'UDC. Saluto gli amici sovranisti, e qui vedo in sala Ernesto Siclari e Franco Germanò, grazie per la vostra presenza. Saluto gli amici di Fratelli d'Italia, Sandro Nicolò doveva essere qui, mi ha chiamato poc'anzi, ma spero che ci possa raggiungere, ma c'è appunto la rappresentanza anche di Fratelli d'Italia. Saluto il capogruppo del comune di Reggio Calabria, la mia amica Mary Caracciolo. Accompagnata dagli angeli custodi, il saggio Lucio D'Attola e il combattivo Pasqualone di Barzani. Ovviamente un saluto e un ringraziamento agli amici della stampa che con grande, ecco, interesse ci stanno in queste settimane seguendo e ci stanno dando voce. Grazie veramente di cuore. Dulcius in fondo, non era preciso questa parte. Io, se mi consentite, voglio chiaramente salutare, faccio un po' da moderatore, io non farò interventi, faccio il moderatore oggi, così ci sbrighiamo prima, deve essere una cosa molto veloce come avevamo immaginato. È bellissimo vedervi da qui, fatele qualche foto da qui, è bellissimo vedere, fatti poi un selfie, stile salviniano però, Michele, stile salviniano. Facciamo la foto. E allora dicevo, mentre Mara fa la foto, voglio salutare e ringraziare di vero cuore la nostra coordinatrice regionale, un vulcano di donne. Io l'ho sempre definita così. Dore Santelli, la nostra grande coordinatrice, grazie per quello che hai fatto, per quello che stai facendo, ma soprattutto per quello che farai. Ringraziandolo per la presenza, voglio dire che non fa mai mancare, in 3 giorni è venuto già 2 volte a Reggio Calabria, anche per altre regioni, pregandolo di lasciarti un po' libera, perché abbiamo bisogno ancora di te a Roma, sei troppo impegnata nella tua Cosenza, il grande sindaco di Cosenza, Mario Chiuto. Grazie Mario per essere qui con noi stasera. Ci siamo tutti, Marco, credo che ci siamo tutti qui stasera, e questo è un bellissimo segnale, perché è quello che la gente ci chiede oramai da mesi, vi dovete mettere tutti insieme, dovete stare tutti insieme, noi vogliamo un centrodestra, noi vogliamo un'alternativa politica di centrodestra, un centrodestra unito. Tante volte forse abbiamo abusato, anche io stesso, di questo centrodestra unito, e che però poi mai non si è ritrovato nelle forme. Mi pare che negli ultimi giorni questa idea c'è, ci piace, ci entusiasma, ci carica di grande passione. Permettetemi di salutarlo anche per primo, col quale stiamo condividendo un percorso importante, le battaglie in seno al Parlamento, lui egregiamente al Senato, io parlo di Reggio ovviamente, alla Camera molto meno bravo di lui, ma in piena sintonia, al di là di qualche chiacchiericcio che qualche, ecco, forse... L'unica cosa che ceniamo spesso insieme, la pago sempre io, però al di là di qualche facchiericcio, dicevo, messo in atto appunto da qualche amico del Partito Democratico e di altri partiti. Quindi Marco Siclari, che non ha ovviamente bisogno di presentazioni. Lo saluto e lo ringrazio, soprattutto non per stasera, perché la sua presenza era ovvia, ma per quello che mi sta insegnando all'interno della Camera dei Deputati. Lui si è ritagliato un ruolo importantissimo, Mara credo che lo potrà anche confermare. Oggi, insomma, senza Roberto Chiuto alla Camera dei Deputati, anche nell'organizzazione, ci sarebbero difficoltà oggettive.
la ringrazio perché insomma gli insegnamenti dell'attività parlamentare, ecco, mi stanno servendo, mi sta facendo, insomma, mi aiuta anche a crescere quello che è il bagaglio politico. D'altronde insomma siamo su 12 ore insomma di attività parlamentare, 11 quasi insieme, insomma, quindi grazie Roberto per quello, lo volevo dire pubblicamente, per quello che stai facendo anche per la Calabria e per quello che stai dicendo. L'esperienza parlamentare vi posso assicurare che è molto esaltante, faticosa al di là di qualcuno. Gigi, tu l'hai fatto il parlamentare, sai quanto, voglio dire, faticoso è, sali e scendi, il territorio, le istanze, cercare di far sentire la voce della Calabria e di Reggio, voglio dire, non è sempre semplice, però noi ci riusciamo e stiamo dicendo un'esperienza assolutamente esaltante e positiva. E io, ecco, ci credo, insomma, e credo che comunque alla Camera dei Deputati si è creato anche una grande squadra che è quella di Forza Italia, dove la Calabria si è ritagliata anche un posto, credo, di primo piano. Voglio dire, ribadisco, grazie a Iole Santelli e alla storia che ha lei all'interno del partito, grazie alla capacità di Roberto Chiudo, non per nulla fa il vicario, ma questa esperienza parlamentare per me è stata anche significativa perché ho conosciuto un uomo che praticamente fa il professore universitario a Firenze, in Toscana. Ad un certo punto è stato candidato per vincere, perché era tra i pochi che poteva vincere un uninominale, vince l'uninominale di Arezzo, arrivo, insomma, pensavo di salutare, di trovare, di incontrare, di conoscere un toscano. A questo punto ci guardiamo, tu sei Maurizio Dettore, tu sei Cannizzaro, e poi mi ha baciato Maurizio Dettore. Maurizio Dettore eletto in Toscana, eletto in Toscana, figlio orgogliosamente di questa terra, lo si capirà dall'accento quando prenderà la parola, che ancora, cioè io e lui parliamo solo il dialetto alla Camera, e figlio ovviamente, altrimenti Giovanni Calabrese poi mi bastona, esattamente di Locri. Quindi ho conosciuto una persona speciale, una persona che grazie alla sua capacità, alla sua professionalità, professore di diritto ordinario in diritto privato all'Università di Firenze, insomma un bagaglio culturale e professionale molto importante, oggi fa il parlamentare e praticamente alla Camera ormai ci hanno identificato il Chiudo, Cannizzaro e il Tettore come il trio combattivo eccetera. Grazie Maurizio perché grazie. Ha preso l'aereo per essere qui stasera insieme a me. Apprezzato. Mara, come ti devo presentare? Non lo so, io ho difficoltà. Io insomma Mara la voglio ringraziare perché anche lei si è alzata all'alba stamattina, era nella sua Salerno a fare attività politica, ha preso la macchina, ha fatto 4 ore di macchina per essere qui. Stamattina abbiamo fatto un'attività molto importante all'interno di qualche struttura scolastica, siamo andati al museo, siamo andati a salutare il prefetto, abbiamo fatto, ecco, vedere le bellezze di questa nostra città, nonostante un po' il disagio che stiamo, diciamo, attraversando, e Mara lo ha anche registrato, ma inevitabilmente le bellezze della nostra città sono emerse. La ringrazio perché tra pochissimo, quando noi finiremo questa inaugurazione, Mara riprenderà la macchina assieme a Franco, che è il suo collaboratore, voglio ringraziare, che ha guidato circa 8 ore, e ritornerà nella sua famiglia. Mara mi ha detto, guarda che non è stato un sacrificio, è stata una bellissima giornata e sono convinto che si concluderà al meglio. Mara, poi ci trarrai tu un po' le conclusioni rispetto a questa idea. Grazie, grazie per questo. Siccome l'ho fatta lunga con i ringraziamenti, perché era doveroso salutare e ringraziare tutti, nella speranza di non aver dimenticato nessuno, semmai recuperiamo in corso di interventi, io non faccio interventi, non parlo dell'attività che stiamo facendo, non parlo della mozione sud, in questo momento mentre noi siamo qui si sta discutendo alla Camera, presentata da Mara Campagna e da Roberto Chiudo, insomma, ecco, qui avete più, diciamo, persone autorevoli molto meglio e più di me che potranno anche su questo soffermarsi. Io farò in 20 secondi semplicemente un auspicio. L'auspicio qual è? Noi stiamo mettendo in campo tutte le forze, tutte le energie per far sì che questo centrodestra si possa ritrovare negli intenti, nei programmi, nei contenuti, nell'individuazione di quelli che saranno i percorsi di aggressione alle problematiche della città di Reggio. Noi, voglio dire, ormai insomma ci parliamo addosso se diciamo che Falcomatà ha fallito, insomma è come sparare sulla Croce Rossa, e noi non siamo cattivi, noi spariamo sulla Croce Rossa, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Insomma, un Falcomatà che in questo momento sta cercando, perché già in campagna elettorale, di asfaltare qualche strada grazie all'ANAS, e salutiamo e ringraziamo l'ANAS per il lavoro che sta facendo all'interno della nostra città, voglio dire, asfaltando le strade, e lui è diventato il capocantiere, bravo come mestiere, perché non c'è strada dove non c'è lui, dove non c'è un cantiere in atto e lui col selfie, insomma, assieme agli operai. Vergognoso, ridicolo, perché tu te ne sei fottuto, chiedo scusa alle signore, altamente 4 anni e mezzo della tua città,
e poi sei mesi prima delle elezioni scendi in campo cercando di lanciare fumo negli occhi. E dico questo perché proprio la settimana scorsa nella nostra città hanno fatto passare un evento di straordinarietà, un evento grandioso con la presenza di circa 600 tedeschi, dove Oliverio ci ha messo circa 1,5 milioni di euro, ha fatto arrivare insomma un po' di tour operator in villeggiatura nella nostra città. Io sinceramente ho perso un paio di ore, ho chiamato tutti i tour operatori, amici miei di Reggio, operatori commerciali, ci ho chiesto, ma scusate, qualche incontro, qualche confronto, qualche contratto, qualche contatto, lo avete avuto? Ma di che stiamo parlando? Quindi questo poi è il risultato, fumo negli occhi, adesso pare che stiano viaggiando anche insieme Oliverio in Falcomatà, per cui a 3 anni e mezzo Giovanni si sono ammazzati. Il signor Oliverio non ha conferito le deleghe alla città metropolitana riconosciuta per legge e oggi, guarda caso, lanciano fumo agli occhi pensando di andare di pari passo e camminare a braccetto. Faccio l'ultima battuta, perché credo che sia stata assolutamente un'offesa ai reggini e alla città di Reggio. Hai aspettato 4 anni e mezzo, signor sindaco, per cercare di mettere qualcosa di bello in una delle strutture più, come dire, strategiche della nostra città. Parlo del Roof Garden. Per 4 anni e mezzo hai fatto assistere ai reggini e non solo ai reggini quella bruttura, quella schifezza. Poi guarda caso arrivano questi 700 tedeschi e l'ultimo giorno della loro visita, grazie ai soldi che ti ha dato Oliverio, hai messo, e mi dicono anche che saranno rimossi nelle prossime settimane, 4 fotografie che rispecchiano ovviamente le bellezze come quel cartellone della nostra città. E allora io, caro Falcomatà, da questo microfono, proprio in questa occasione, e ho aspettato questa occasione per dirti che ti devi vergognare. Ti devi vergognare perché hai mancato di rispetto per 4 anni e mezzo ai tuoi cittadini e alla tua azienda. E tu hai aspettato i tedeschi per capire una cosa. Finisco dicendo che potrei parlare a Cocò contro le scelte di questa amministrazione, ma ho voluto prendere come esempio, ecco, questa attività che è stata fatta negli ultimi giorni, perché è sulla bocca di tutti, perché è stata veramente uno schiaffo alla città, e chi non se ne fosse accorto, io questa sera la volevo evidenziare e spero di esserci anche riuscito. Ovviamente non mi trattengo perché sarei, ecco, noioso, vorrei immediatamente lasciare la parola ai colleghi parlamentari per fare il loro saluto di intervento, e quindi io credo, Marco, che dopo di me è obbligo che prenda la parola tu, esprima il tuo pensiero, e mi auguro e spero insomma che ecco, su questa direzione, per come stiamo lavorando, continueremo tutti insieme a lavorare. Se poi ricordo, ecco, mi ricorderò nel corso della conferenza stampa, perché tale vuole essere, quindi chiedo anche agli amici giornalisti se vorranno porre delle domande, prima magari subito dopo l'intervento di chiusura di Mara Carfagna lo potranno certamente fare. Marco, grazie. Mi è rimasto il microfono in mano. Funziona. Naturalmente mi associo ai saluti che ha fatto il mio collega e amico Francesco Carrizzari. Qualche minuto, forse un minuto, comunque pochissimo, servirebbero delle ore per descrivere il rapporto che abbiamo io e Francesco, perché è anche bello, insomma, dare soddisfazione a chi ci ha votato, sapere che ci sono 2 parlamentari vicini che collaborano, che lavorano e che portano le stanze del territorio insieme alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Francesco, questo è doveroso dirlo, perché fra di noi non c'è mai stato alcuna motivo insomma di discussione, se non come diceva Francesco, e Chierichi insomma che poi è arrivato un po' a me e un po' a lui. Forse questo è il microfono dell'opposizione, perché grazie. E quindi sono contento di aver scoperto in Francesco un amico, un collaboratore, un collega parlamentare con il quale portare le istanze del nostro territorio al governo centrale. Sono felice di quella della giornata di oggi, perché quando si inaugura una sede è comunque un luogo di ritrovo, di confronto e di dialogo tra il partito e la città. Quindi questa è la casa di tutti i cittadini reggini che si vogliono avvicinare alla politica, è la casa di chi ha bisogno di trovare conforto, di trovare comunque sostegno per un'iniziativa che vale, che comunque serve per il benessere, insomma, del nostro territorio, della nostra città, e soprattutto per migliorare
quello che è oggi, Francesco, le che sono oggi le problematiche del nostro territorio. Noi oggi abbiamo un problema, governo, problema regione, problema comune di Reggio Calabria. Il governo non conosce la parola sud, il governo non conosce nemmeno la parola meridione, cioè in ogni loro proposta manca il sud, manca il meridione, manca la questione meridionale, manca tutto quello che riguardano le sei regioni del sud e anche la Sardegna, sud e isole. Abbiamo fatto diversi interventi in aula con Occhiuto, con la Carfagna, con la Santelli, l'Ettore. La politica che ha determinato il fallimento del nostro sud è stata la politica assistenziale che hanno utilizzato tutti i governi in passato, prima del governo Berlusconi, perché l'unico governo che ha pensato al sud, l'unico governo che ha pensato al sud degli ultimi governi è stato proprio il governo Berlusconi, con la legge obiettivo del 2001, Mara, la legge obiettivo del 2001, che ha permesso almeno quella di vedere realizzata una grande opera, che è l'ultima grande opera realizzata al sud. Pensate che risale al 2001, che è comunque l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che altrimenti nemmeno quella oggi avremmo avuto. Quindi il problema che noi oggi viviamo è di trovare una rappresentanza politica che insieme porta le istanze del territorio a livello centrale. Ecco, noi siamo qui per dire che siamo una squadra, che siamo compatti e che non dobbiamo aspettare 17 anni per avere una grande opera. Anche perché pensate che oggi, secondo l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ci vogliono 15 anni per realizzare una grande opera, che in questo governo non c'è traccia. 8 anni solo per l'iter burocratico, 7 anni per realizzarla. Quindi ad oggi non hanno pensato nessuna infrastruttura per il sud, né l'alta velocità, né la 106, né la realizzazione dei porti commerciali e turistici necessari a rilanciare il nostro territorio. Quando si pensa al sud e in che modo si vuole pensare al sud? Pensate che ci hanno ridotto, siamo noi alla fine quelli che subiamo, Mara, la più grande migrazione. Cioè noi ci preoccupiamo di guardare l'Africa, ci preoccupiamo di guardare oltre il nostro mare, però il fenomeno della migrazione lo vediamo noi del sud. 1.800.000 cittadini dal 2001 hanno lasciato il sud Italia, 1.800.000 giovani, che è proprio quella forza che oggi esprime il nord e che la maggior parte di loro sono del sud, calabresi, siciliani, pugliesi. Ecco, noi le nostre energie studiamo qui, ci formiamo qui, poi le spendiamo altrove e altrove riusciamo a dare il meglio di noi stessi e a lanciare quei territori, ma noi vogliamo lavorare qui, non deve essere una scelta forzata. Ecco perché abbiamo presentato alla Camera dei Deputati il piano con Mara Carfagna, che è la promotrice della Camera per quanto riguarda il piano del sud, insieme a Roberto Occhiuto, insieme a Francesco e insieme a Iole, che sono appunto le proposte di legge che oggi si discutono anche alla Camera, e poi parlerà Mara sicuramente per quanto riguarda questa attività verso il sud. Sapete, hanno stanziato 10 miliardi per il sud, una manovra di governo da 37 miliardi, 22 in deficit. Hanno stanziato 10 miliardi, scusate, per il reddito di cittadinanza, che io lo chiamo reddito di sudditanza, perché obbligano le persone a non avere più speranza verso il lavoro e a dire mi accontento del reddito di cittadinanza, quando noi calabresi, soprattutto noi calabresi, abbiamo sempre migrato non per cercare il reddito di cittadinanza, ma per cercare lavoro. E Di Maio ci dice accontentatevi del reddito di cittadinanza, noi vogliamo lavoro, vogliamo semplicemente il riconoscimento dei nostri diritti. L'articolo 3 della Costituzione parla di uguaglianza, non è mai esistita l'uguaglianza tra nord e sud, lo dicono anche i dati economici della manovra. Il 34% doveva essere destinato al sud in investimenti, ne hanno destinati solo il 28%, sapete, sono diversi miliardi in meno. E nel 28% ci sono anche i fondi europei, che normalmente devono essere esclusi da questi soldi. Ancora oggi mandano meno soldi al sud rispetto a quello che è il nostro diritto. Per non parlare poi di un problema di governo che ancora ci tengono oscura come commissario della sanità in Calabria, nonostante le numerose interpellanze, nonostante le proteste,
nonostante tutti i riflettori accesi sulla sanità calabrese, ancora tengono scura. Il governatore Olivero ha fatto una cosa per me gravissima, non so come la pensano i consiglieri regionali, ma con chi ho parlato di loro hanno condiviso il pensiero. Pensate che Olivero ha fatto una cosa gravissima in Calabria: ha inaugurato il primo palo da dove parte l'elettrificazione della Ferrovia dello Stato. Mara, stiamo parlando di un binario che è stato fatto 100 anni fa e che è stato costruito sulla spiaggia in Calabria. La Calabria e la penisola, insieme alla Puglia, sono le due penisole dell'Italia. Abbiamo tre lati sul mare. Uno è incatenato dal binario della ferrovia, perché c'è la ferrovia e non si può creare quel rapporto diretto del turismo fra la città e il mare. La ferrovia spezza in due il rapporto fra la città e il mare, quindi non esiste un albergo sul mare, non esiste ricettività, non esiste turismo, non esiste posto di lavoro. Quel binario che oggi percorrono a 40 km orari con i treni ancora diesel, Olivero si è fatto un vanto: elettrificheremo quel binario, il binario della morte dello sviluppo turistico della parte ionica della Calabria. Lì non si può creare turismo mai più. Occorreva che Olivero si protestasse su questa cosa e realizzasse 100 metri verso questo ponte due binari per creare l'alta velocità della Ionica, non un binario elettrificato che uccide, mortifica il turismo e che può portare quei vagoni che ha inaugurato Toninelli qualche giorno fa e che vengono dal nord, perché 30 anni fa li usavano al nord e li hanno portati a noi come se stessimo in Africa, perché purtroppo è questo. Dall'Italia parte tutto ciò che l'Italia non utilizza più, questi paesi più poveri, ma noi non siamo un paese diverso dall'Italia, noi siamo italiani. E questo è il messaggio che deve passare, deve arrivare a chi oggi ci governa. E concludo. Falco Matane, hai parlato benissimo tu, Ciccio. No, bene, io non parlo male. Benissimo. Però adesso si andrà alle elezioni. Forza Italia, la più grande scommessa di Forza Italia è il Sud, perché Forza Italia ha una grande attenzione verso il Sud. Ne ha parlato il presidente Tajani con la costituzione del fondo che si vuole impegnare a realizzare per il Sud di diversi miliardi, ne parla Mara Carfagna, nelle proposte che vengono fatte alla Camera e che facciamo al Senato. Domani verrà costituita, è stata convocata la commissione interparlamentare, Camera e Senato, di tutti i parlamentari del Sud Italia. Naturalmente siamo tutti presenti ed è l'unica commissione che parla del Sud. A proposito di questo, e concludo, ho presentato al Senato della Repubblica e Mara, insieme ai colleghi della Camera, alla Camera dei Deputati, arriverà anche alla Camera dei Deputati, la modifica del regolamento del Senato, successivamente anche alla Camera, che prevede la costituzione della 15ª Commissione permanente. Voi sapete che nel mio caso al Senato ci sono 14 commissioni permanenti, 14, cioè affari costituzionali, giustizia, salute, trasporti, noi di commissione, queste commissioni si riuniscono tutte le settimane. Nonostante c'è una questione meridionale che dura oltre 100 anni, nessun governo ha mai pensato di costituire una commissione permanente che parla del Sud. Nessun governo. Allora, abbiamo presentato questa proposta di modifica per realizzare questa commissione che si riunisce ogni settimana e che parla del Sud, anche quando noi domani magari non saremo più parlamentari, però sappiamo di aver lasciato in eredità al Paese, alle Camere, di aver lasciato due commissioni, una alla Camera e una al Senato, dove si discuterà del problema Sud ogni settimana e non soltanto quando c'è qualche parlamentare che ha a cuore il Sud. Questa è una battaglia importante di democrazia, è una battaglia importante di uguaglianza che noi del Sud ci teniamo, perché di noi si deve parlare, del nostro Sud si deve parlare ogni settimana. Grazie Marco. Grazie a Marco, presidente della Camera, nel gruppo già, e il professore Maurizio Dettore, ribadisco, figlio di questa terra, figlio di noi. Grazie Francesco, sono rapidissimo, io ti ringrazio, sono qui come ospite, ma sono venuto con grande piacere perché torno sempre nella mia terra. Maurizio, chiama un po' l'ordine dietro che sono discoli di amici. Chiamati tu all'ordine. Ed è vero che ci siamo conosciuti così come ha detto, parlando subito in dialetto, e lo stiamo facendo continuativamente alla Camera, rivendicando con orgoglio la nostra appartenenza. Lo facciamo sempre. Perché è un
modo, non è un modo per distinguerci, è un modo per far capire che veniamo da una terra che ha una sua tradizione, che ha una sua cultura, che ha una sua identità. E Francesco, devo dire che rappresenta con forza questa emozione, questa passione, questa identità. Lo fa sia nel tratto umano, nella sua capacità di creare, di aggregare, di creare squadra, di essere nel gruppo un punto di riferimento da questa visuale. Lo è diventato, pur essendo giovane, pur essendo la prima esperienza parlamentare. Io sono un po' più vecchio, sono la prima esperienza parlamentare. E questa sua capacità di aggregare e fare squadra poi la porta anche con competenza e con grande voglia all'interno delle commissioni. La commissione bilancio, dove insieme a Roberto Chiuto, che è il vicepresidente, che è la nostra parte, devo dire, sagace, la saggezza, l'equilibrio, l'indirizzo e la competenza, perché poi è difficile anche in commissione bilancio riuscire poi a far passare o a indicare anche errori che la maggioranza fa su tanti provvedimenti, visto l'importanza che ha quella commissione. E Roberto, per esempio, ora si sta organizzando insieme a Francesco, io sono pienamente d'accordo, lo faccio con grande condivisione, anche a proporre molte cose che speriamo di poterlo fare e di essere ascoltati, per esempio sull'aeroporto, su tante altre questioni, sulle quali Francesco si batte giornalmente e spera fino in fondo di convincere anche la parte governativa, pur non avendo dei dubbi spesso di poterlo fare, a cambiare idea e a trovare delle soluzioni. E questo è non solo il tratto umano, è anche il tratto politico. Oggi io con orgoglio sono qui a Reggio Calabria perché non posso, chiaramente sono tanti anni che sono fuori, ma ho sempre nel cuore la mia Locri, perché da cui vengo e c'ho qui il sindaco e noi sentiamo i locresi questa grande appartenenza, e qui a Reggio mi trovo insieme sempre a tanti amici. Le mie figlie, quando torno a casa dopo le esperienze parlamentari, mi dicono, lì non si dice papà, si dice babbo, mi dicono in Toscana, babbo ma come parli, tu andrai a parlare calabrese? Sì, ero con Francesco Cannizzaro, e quindi è ormai diventata una cosa importante. Lo facciamo, abbiamo anche deciso che alla Camera, ovviamente gli interventi, avete visto anche Francesco li fa sempre molto puntuali, appassionati, facciamo in lingua italiana evidentemente, però è chiaro che fra di noi, a distanza tra i banchi, ci parliamo in diretta, e molti, ci sono alcuni onorevoli del nord che ci chiedono, mi spieghi che vuol dire questo, e cominciano a usare i nostri termini, li abbiamo completamente contaminati. Abbiamo però lì vicino Iole Santelli, che lì con un occhio vigile ogni tanto con la sua esperienza ci dice, Boni, state, ci indirizza, perché, e devo ringraziare anche Iole in questo, che per noi è sempre importante. Molto spesso quando si discute dei provvedimenti ci confrontiamo, lei anche per la sua grande esperienza e competenza normativa, giuridica, io spesso tendo ad intervenire, allora lei mi parla, mi dice guarda qui forse potresti dire, e mi indica a volte anche interventi che potrei evitare, oltre che perché viene la voglia anche di intervenire e dire la nostra, e questo è molto importante, così come Roberto. Voglio essere rapidissimo su questo, e poi un punto di riferimento ormai fondamentale per il nostro partito, per il ruolo, non solo il ruolo istituzionale, che svolge con grandissima dignità ed onore, perché così si dice quando si svolge un ruolo istituzionale importante, quello della vicepresidenza della Camera, lo fa con grande dignità ed onore, cosa che non tutti sanno fare, con equilibrio, con saggezza e con il rispetto dello Stato, delle istituzioni e del Parlamento. Ma da un punto di vista politico è chiaro che Mara Carfagna sta rappresentando sempre di più per noi, anche in questi momenti non facili, un punto di riferimento fondamentale, non solo politico, ma anche di immedesimazione con il corpo elettorale, cioè con la capacità di rappresentare la nostra identità più profonda, non solo al Sud ma nel resto del Paese. E questo è importante perché le istanze del Sud non possono, in un partito come il nostro, un partito nazionale, non è solo un partito che possiamo considerare solo di alcune parti, per portare le istanze del Sud sono un partito che ricomprende tutto questo, che è un contenitore che riesce a farlo, e Mara lo interpreta profondamente questo bisogno, sa interpretare e far immedesimare nel corpo elettorale temi che sono temi nazionali, che partono però dall'identità del Sud. Grazie. Grazie Maurizio. Ribadisco tanti amici che sono intervenuti, che magari in tanti ti conoscevano solo di fama o perché io comunque ti cito stesso. Stasera hai avuto la possibilità di conoscerli, mi auguro che con loro ti soffermerai anche dopo per stringere la mano a tanti amici. Mara, noi qui nei mesi scorsi, quando abbiamo un po' preso il partito in mano, insomma, assieme a Marco, a Maria Tripodi, che a proposito mi ha pregato di portare il suo personale saluto, voleva essere con noi, sta rosicando da morire, ma è stata delegata dall'intero gruppo della deputazione parlamentare calabrese a stare in aula, perché come sapete c'è in atto la videosorveglianza di cui Forza Italia ne è promotrice con la collega Anna Grazia Calabria,
e con tanti altri colleghi, firmatari anche noi della stessa legge, e quindi lei è rimasta lì a sostenere, poi ci sarà il decreto Genova, quindi era giusto insomma non far mancare la presenza appunto anche della nostra regione. Dicevamo, abbiamo preso un partito nei mesi scorsi un po' così, insomma, sicuramente strutturato nelle idee, strutturato dai tanti amici appassionati, ma che non era ancora aggregato. Assieme a Marco, a Maria, ai tanti amici sindaci che hanno aderito, abbiamo aperto le porte. I tanti amministratori, come Mara tu sai, sono stati addirittura 150 gli amministratori, i tanti sindaci qui presenti che hanno aderito, e ce ne sono alcuni che ancora nel partito non sono entrati, ma che entreranno nelle prossime settimane, e li voglio già ringraziare. Un partito che qui in provincia di Reggio ha un primato nazionale, perché alle politiche abbiamo portato un primato nazionale, a differenza di altre regioni, che è quella del Trentino Alto Adige, dove ecco, proprio ieri si è consumato insomma un po' e abbiamo registrato una percentuale sicuramente non molto felice, ma siamo orgogliosi chiaramente del lavoro che stiamo facendo, e di questo chiaramente ci dirà anche qualcosa il nostro grande Roberto Chiuto, vice vicario alla Camera dei Deputati. Grazie, io in verità mi limito ad un saluto, anche perché l'occasione oggi deve vedere giustamente protagonisti, non tanto noi, ma Francesco e Mara. Mi limito ad un saluto anche perché quanti sono intervenuti prima di me rivolgendosi a me, hanno detto: ah, Roberto, la sua esperienza, professore, la saggezza, aggettivi che generalmente si rivolgono a chi sta invecchiando. Cioè io, Mara, quando io vengo sempre volentieri a Reggio, ma quando vengo qui in questa parte di Reggio mi sento un po' più vecchio, perché io cominciai proprio qui in questo palazzo nel Consiglio regionale come vicepresidente del Consiglio regionale, e quindi capisco insomma che tanti anni sono passati, certo mi hanno dato un po' di esperienza, però mi hanno anche un po' invecchiato. Sto bene con Francesco perché mi fa sentire più giovane, mi fa sentire più pieno di energia. E vengo volentieri a Reggio, soprattutto quando vengo invitato da Francesco in mezzo agli amici di Francesco, che hanno una capacità straordinaria di comunicare passione, energia, voglia di andare avanti. Voglio dire a voi, con Francesco è stato subito, si è costruito subito un rapporto di straordinaria e istintiva amicizia fra me e Francesco Ione, che ha portato alla sua candidatura alla Camera, l'elezione poi se l'è guadagnata lui nel collegio uninominale, alla sua candidatura alla Camera, poi al coordinamento provinciale, alla guida del coordinamento provinciale di Reggio. Oggi è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il gruppo di Forza Italia. È unanimemente apprezzato da tutto il gruppo parlamentare, perché ha una carica umana, un'energia, e così come sa comunicarla a voi, sa comunicarla anche agli altri parlamentari, Mara, soprattutto a quelli del nord, che ora in Forza Italia sono un po' depressi. Perché? Perché noi del sud siamo abituati a resistere alle intemperie della politica, anche al voto di protesta. Ieri ho partecipato ad una bella iniziativa organizzata da Mara Pestum, dicevo, noi siamo abituati al voto di protesta, perché nel sud c'è un voto di protesta che è strutturale, cioè una volta viene dipinto di rosso e vince il centro-sinistra, altre volte viene dipinto di giallo e vincono quelli del Movimento 5 Stelle. Beh, noi siamo abituati, sappiamo che l'elettorato cambia con una velocità straordinaria, e guardate, cambierà anche in Calabria. Iniziative come queste, Mara, dimostrano che Forza Italia è una formazione politica capace di vincere e di governare la città di Reggio, la regione Calabria, perché ha passione, competenze e classe dirigente. Allora noi dobbiamo essere una volta tanto di esempio anche a quelli di Forza Italia del Nord. Se Forza Italia può vincere a Reggio Calabria e in Calabria, allora può vincere nel paese. E la manovra che sta facendo questo governo, guardate, ci apre degli spazi politici importanti, perché ci rende riferimento dei ceti produttivi del paese, ma anche di quei ceti che sono stanchi dell'assistenzialismo. Guardate, molti miei amici erano preoccupati quando hanno visto annunciato il reddito di cittadinanza. Io ho detto calma,
perché il reddito di cittadinanza sarà un boomerang per il Movimento 5 Stelle. Peraltro noi abbiamo esperienza, perché siamo calabresi, del fatto che il reddito di cittadinanza non è una novità. Lo ha fatto la peggiore prima repubblica, quando ha fatto i lavoratori socialmente utili, i lavori di pubblica utilità. Che ha fatto? Ha creato dei precari. E se noi abbiamo un dramma persino peggiore della disoccupazione al sud, è il dramma della precarietà. Non si ha rispetto dei giovani quando non li si mette in condizione di costruirsi un futuro, quando gli si dà un sussidio che li rende degli assistiti nel breve periodo e dei disoccupati nel lungo periodo. Ma non è stato così per quelli che hanno percepito i lavori socialmente utili, i lavori di pubblica utilità. Ecco, forse hanno dimostrato anche riconoscenza dal punto di vista elettorale nei confronti di chi glieli ha conferiti questi sussidi in un primo momento. E però poi, quando si sono resi conto che quei sussidi erano il modo per espellerli dal mercato del lavoro, quando si sono resi conto, perché magari si sono fidanzati e volevano sposarsi, fare una famiglia, una casa, che non lo potevano fare perché erano assistiti e non potevano guardare alla loro vita come ad una vita in costruzione, non si sono forse rivoltati contro la politica tradizionale che questi strumenti aveva costruito? Sarà così anche per il Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza sarà un boomerang. Quindi prepariamoci a essere vincenti, non solo a Reggio, saluto qui i consiglieri comunali di Reggio, bravissimi, io ogni tanto ricevo le foto di quello che fate, siete bravissimi. Vincenti anche in Regione, in Calabria. Ho qualche difficoltà a salutare il sindaco di Cosenza, perché lo saluto di Cosenza. È un'associazione casuale, come non l'avevo salutato, l'ho salutato, non per altro. A proposito, Marco sta facendo un lavoro straordinario al Senato, siamo contenti di averlo nella deputazione calabrese, perché anche lui ha grande passione. Maurizio è la dimostrazione vivente che i calabresi, quando vanno anche nel nord del paese o nel centro nord, hanno una marcia in più, vincono nei collegi uninominali perché sono più temprati, hanno difficoltà, e quindi è uno dei prodotti di esportazione migliore che abbiamo in Calabria. Aione, con Aione c'è un rapporto, Mara, l'hai visto, hai notato l'affetto del popolo di Forza Italia nei confronti di Aione per il lavoro straordinario che ha fatto in questi anni, pur dovendo a volte subire l'irriconoscenza di tanti. Ma lei ha lavorato davvero per tutto il partito e l'ha fatto crescere sempre con grande passione, con grande impegno. Siamo tutti riconoscenti a Aione, legati a Aione da un sentimento intessuto col filo forte e resistente dell'amicizia e dell'affetto. Un abbraccio affettuoso anche ai consiglieri regionali straordinari, ce ne sono alcuni che sono, come dire, in procinto di costruire la grande squadra di Forza Italia del centro-est, di allargare la grande squadra di Forza Italia del centro-est in Calabria, perché noi siamo attrattivi. In ultimo, fatemi ringraziare qui in Calabria Mara per la disponibilità che ci ha dato, ma anche perché sta rappresentando un grande motivo di orgoglio per tutti noi di Forza Italia. Lo diceva bene Maurizio, per le competenze, l'equilibrio e il rigore istituzionale con i quali svolge il suo ruolo di vicepresidente della Camera. Mara Carfagna è una straordinaria energia, risorsa della politica nazionale. Il nostro auspicio, e noi portiamo fortuna solitamente, e che possa essere, perché lo è, anche la speranza del rilancio di Forza Italia, acquisendo nel prossimo futuro ruoli sempre più importanti, che lei non auspica, perché lei è sempre molto timida quando c'è da... Noi invece tifiamo perché lei possa essere, come dire, la portabandiera di Forza Italia nel paese, dimostrando che quella di Forza Italia è una storia destinata a continuare, che ha radici straordinarie nell'impegno di Berlusconi, ma che merita di continuare anche per l'impegno e le competenze e le capacità di persone straordinarie come Mara Carfagna. Ecco, io ho finito. Dico
finisco come ho cominciato, salutando e ringraziando voi perché siete qui, ma salutando Francesco, gli amici di Francesco, che ci dimostrano una cosa. C'è un grande evento di cambiamento in Calabria. È il 4 marzo, i voti che hanno ottenuto quelli del Movimento 5 Stelle lo dimostrano. Ora c'è un proverbio cinese che dice: quando spira forte il vento del cambiamento, si possono fare due cose. Si possono costruire dei muri oppure dei mulini a vento. Ecco, Francesco è uno straordinario esempio per noi, perché con voi ha dimostrato che in Forza Italia il vento del cambiamento può essere interpretato costruendo mulini a vento che trasformano l'impegno, la passione politica in energia e in futuro per la regione. Questo è un bel futuro. Ed è così anche alla Camera dei Deputati. Grazie. Io direi di andare subito, insomma, verso la chiusura. Forse io non ho salutato, me ne scusate, perché eravamo insieme, insomma, al museo, che insomma solo lui poteva accogliere l'onorevole Mara Carfagna, perché io l'ho sempre definito come l'emblema della cultura regina e calabrese. Ho dimenticato di salutarlo, ma ribadisco, era con noi prima, il professore Edoardo Lamberti Calabrese. Per una questione di presentazione. Allora, qui dentro ci sono tanti giovani, tanti professionisti, tanta bella gente. C'è il dottore Topa, conosciuto come un bravissimo chirurgo ortopedico e primario dell'ospedale, c'è il dottore Costarella, primario di chirurgia, ci sono tanti altri medici, tanti professionisti che hanno intenzione di darci una mano a ricostruire il partito, il centrodestra, attraverso anche dei contenitori civici. Anche io ti avevo anche già parlato di questo, per sbattere fuori, diciamo, dalla porta Oliverio e Falco Matà, e poi in chiusura dirò un'ultima cosa rispetto a questo. Iole Santelli, tu non hai bisogno di presentazioni, perché abbiamo rivolto, insomma, pensieri reali, che c'è un sentimento vero nei tuoi confronti, da Marco, da Maurizio, a me stesso, finendo insomma con Roberto. Quindi io ti consegno il microfono, sicuramente sollecitando un affettuoso applauso che ti vuole. In realtà, se fossi saggio, dovrei tacere, perché ho preso talmente di quegli applausi mentre loro parlavano, che posso solo peggiorare la mia situazione parlando io. Innanzitutto eviterò di fare un errore, non saluterò nessuno, perché avete visto Francesco com'è precisissimo nei saluti. Al contrario, io sbaglio sempre e mi perdo le persone, quindi ritenetevi tutti affettuosamente salutati. Notavo una cosa: io sono venuta qui, come tanti di voi, l'ultima volta in una campagna elettorale. Questa era una sede di campagna elettorale, Mara. Di solito le sedi di campagna elettorali, quando si conclude la campagna elettorale, anche felicemente, la porta si chiude. Oggi quella sede di campagna elettorale diventa una sede di partito e la porta si apre non solo agli amici del candidato, ma come casa di tutti. E questo credo che sia una grandissima cosa. Allora, quando Francesco è stato eletto, io ho avuto un incarico molto importante che ho preso molto sul serio e di cui oggi riferisco, perché devo riferire quando si prendono degli obblighi. La signora Cilla, molto più temibile Sabina, in maniera più simpatica Diana, mi hanno detto: controlla Francesco. Io oggi eseguo il mio compito. Signora Cilla, lei può essere veramente orgogliosa come tutti i regini. Ciccio, chiamiamolo Ciccio come lo chiamiamo noi, perché Francesco diventa, ma Francesco a Roma, qui va bene Ciccio, che ecco. Perché io sono arrivato a Roma come una persona molto forte sul territorio, che aveva vinto un importante come Marco collegio con molti voti, e questo già da una serie di gradini fa salire, vero Mara? Poi si è fatto conoscere per la sua simpatia, e perché signora Cilla, delle volte intrattenibile, non lo riusciamo a tenere nemmeno noi, quindi è impossibile. Poi ci mancava che conoscesse Ettore, e là abbiamo fatto un guaio. Però
La cosa più bella, e di questo voglio rendere, è stato quando finalmente ha preso la parola in aula da politico. E lì si è fatto. Lo dico con orgoglio, quando ho ricevuto il messaggio di Stella Gelmini che vi ha scritto: questo ragazzo è fenomenale, io sono rimasta profondamente orgogliosa. E sono orgogliosa, Roberto, perché tu lo sai, perché abbiamo fatto tanto cammino insieme e abbiamo lottato anche in periodi molto duri. Noi abbiamo creduto Mara, oggi si vede un bel partito qui, ma perché è un partito che nasce sulla base del partito che volevamo noi, cioè un partito dove ciascuno può correre, può confrontarsi, può avere successo, può camminare, che sia fondato sulla realtà, sull'amicizia e sull'idea di lottare tutti insieme. Questo è il concetto di squadra e mi auguro che non sia soltanto il concetto della Calabria, ma che divenga veramente il concetto di Forza Italia a livello nazionale. Ci sono qui, ieri sera eravamo a Catanzaro, prima Mara mi ha chiesto: ma a Catanzaro quanta gente c'era? Dico 30. E poi mi ha detto: ma siete sicuri che non volete fare Forza Calabria? Vi conviene rimanere? No, speriamo veramente che sia invece, che è stata una bellissima manifestazione, di cui ringrazio sia Mimmo Taglini che Claudio Parente. E, perché è bello, e la cosa più bella è che c'eravamo tutti. Che siamo andati tutti a Catanzaro sentendoci a casa nostra, che siamo oggi tutti a Reggio sentendoci a casa nostra. E questa è la parte che rende l'importanza di un partito che in questa città ha una sua eccellenza. Io sono contenta perché oggi Mara ha visto prima un liceo scientifico, c'è qua Giusi, lo dirà poi lei, ma in macchina mi diceva: io non pensavo esistesse una scuola così, non in Calabria, in Italia. Un'eccellenza. Poi, come diceva Ciccio, Edi ci ha portato a vedere i Brozzi di Riace e alziamo le mani, ma scusami Mara, la vera eccellenza è il popolo reggino, perché questo è il popolo più bello, con la generosità, il grande entusiasmo, la vis polemica che si porta dietro. E a questa città noi tutti insieme, e noi saremo in prima fila con voi come se fossimo noi regini stessi a lottare con voi perché questa città riprenda la dignità, l'orgoglio di essere capolinea della Calabria. Noi saremo con voi perché io ero orgogliosa di venire a Reggio Calabria e di portare le persone. Ora mi dispiace, perché la vedo una città maltrattata, la vedo soprattutto una città non amata. Voi dovete impegnarvi a che questa città riabbia un'amministrazione che la ami, perché la buona amministrazione è amore per la propria terra. Io lavoro con Mario Chiuto e Mario ha una cosa che secondo me è incredibile: crede nel potere della cultura e della bellezza, crede in una città che divenga bella, che costruisca. E la cosa che più mi fa felice è vedere, credetemi, è bellissimo vederlo, le miriade di bambini che non pensano, non chiedono alla madre o al padre le spiegazioni, ma lo chiedono al sindaco, e il sindaco risponde, perché quella città deve essere una città fatta soprattutto per loro. E questo dobbiamo costruire all'interno dell'intera Calabria, rivedere le nostre grandissime speranze, le nostre eccellenze, tutto ciò che di grande e di buono abbiamo, riuscire a tirarlo fuori, esserne realmente orgogliosi e farne diventare protagonisti noi stessi e gli altri. Questa è la nostra sfida, ed è una sfida importante, è una sfida bella, è una sfida che parla di futuro, è una sfida che parla di sorriso. Io non mi... Poi vi giuro che lascio parlare Mara, solo un flash sul discorso nazionale, me l'hanno già fatto i colleghi molto meglio. Ma mentre parlava Roberto mi è venuto in mente, Roberto, sul reddito di cittadinanza, una cosa: ma se noi, molti di voi hanno figli, anche se hanno figli piccoli, ma voi per un vostro figlio sperate di avere un reddito di cittadinanza?
ho un futuro di lavoro e di felicità. Nessuno di noi vogliamo lavoro, vogliamo essere testa alta, non vogliamo e pretendiamo di non avere un sud con una popolazione ancora soggetta ai giochi della politica, perché quello che vogliono con il reddito di cittadinanza è ricreare una popolazione schiava dei nuovi politici. Non torniamo indietro, non torniamo alla peggiore politica, perché, e concludo, scusatemi, su questo punto, l'assistenzialismo, il nuovo assistenzialismo, versione prima repubblica, senza neanche la cultura della prima repubblica, siamo veramente allo sfascio. Concludo risaltando tutti e dicendo: io sono molto orgogliosa di essere amica di Mara, ci conosciamo da tantissimi anni, l'abbiamo vista insieme crescere, l'abbiamo vista anche soffrire, diciamo la verità, perché ragazze, quando si arriva in Parlamento belle come Mara è tosta che diventare credibili e autorevoli. Io non voglio allargarmi, anche perché devo essere sincera, non sono neanche l'obiettività per parlare di Mara. Dico solo una cosa, dico che, come ha detto prima Roberto, Mara è un po' la storia di Forza Italia in termini proprio simbolici: bellezza, serietà, autorevolezza, preparazione. Io penso che sia il voto simbolo del nostro partito e che debba essere la prima per noi. Non ho voluto che questa città gli potesse portare il saluto attraverso il proprio sindaco, ma purtroppo il sindaco questa città non ce l'ha, o meglio c'è ma non si vede, però basta aspettare, quindi ancora deve ritornare un altro anno per ritrovare il sindaco che sarà di centrodestra e ti accoglierà. Senza fare torto agli amici sindaci, di cui ti parlo spesso e li ringrazio guardandoli negli occhi per il lavoro egregio, straordinario, in condizioni veramente molto molto complicate che fanno in tutti i territori, dalla Locride all'Aspromonte, passando per l'area dello Stretto, arrivando alla piana di Gioia Tauro. Quindi un grande grazie ancora ai sindaci per il lavoro che fanno. E allora, se me lo consentiranno anche i miei amici sindaci e gli amministratori, il saluto non di Reggio chiaramente, ma insomma anche come un po' la buona prassi, il buon esempio della buona amministrazione, te lo porta Mario Occhiuto, che credo rappresenti la politica del fare, rappresenta in questo momento un grande esempio di buona prassi politica amministrativa per il territorio nazionale, per l'intero territorio nazionale. Mario. Grazie, un occhiuto per forza. Già due, sono troppi due. No, io ti ringrazio, sei veramente un amico. È troppo affettuoso. Ti ringrazio per questo invito, sì, inaspettato, ma sono anche invidioso, devo dire, stasera, perché ormai l'avevo invitata più volte, anche tramite Roberto, Cosenza non è venuta, perché io la stimo molto, stimo il suo lavoro, il lavoro che fa adesso con autorevolezza la Camera, io seguo molti i suoi interventi, è quell'autorevolezza che viene dalla capacità di lavoro, che ama anche soprattutto dalla competenza, dalla professionalità, dallo studio che ha evidentemente alle spalle e che ha e che porta, diciamo, anche con la sua forza all'interno della Camera dei Deputati. E quindi, come vedi, Mara, qui c'è un partito che è molto, un gruppo dirigente, una classe dirigente che è molto unita, molto. Ieri Mimmo e Claudio sono andati a una manifestazione della stessa portata a Catanzaro, c'era tanta gente e c'era anche molta energia. È una classe dirigente che, al contrario forse di altre regioni, ha una forza, ha una marcia in più. Io non lo dico, c'è Iole che adesso, non per l'autorevolezza del fatto che sia il segretario regionale, io non posso dire mai no, quindi la città di Cosenza, il sindaco di Cosenza, buona parte sono di Iole Santelli, che mi fa un lavoro eccezionale, soprattutto perché lei, oltre ad essere vice sindaco, è assessore alla cultura. Mio fratello, io voglio dire, sapete, tra l'altro è mio fratello anziano, lui è più anziano. In politica, perché fa politica da molti anni, prima, molto prima di me, e devo dire che se voi volete in qualche modo approfondire qualche argomento, rivolgetevi a Roberto.
Si studia troppo però. È un altro che studia moltissimo. Lo state facendo passare per un ciccone, non è vero, perché lui sul bilatore è quello che organizza più scherzi. Questa è la vera natura di Roberto. Io dico che con questa classe dirigente, con questo gruppo, ecco qui in Calabria, possiamo trasformare questo territorio. Noi vogliamo una Calabria così come ce l'abbiamo con le nostre città fantastiche, straordinarie, come quella di Reggio Calabria, una Calabria dove le persone si possono vedere nelle piazze, con spazi di socialità. Ciccio dice sempre non parlare di città, no, io parlo di città, parlo di territori, parlo di una Calabria che ha delle risorse straordinarie, un mare azzurro dove noi possiamo nuotare, l'aria più pura, i luoghi più belli. Se noi scendiamo dalla Salerno, da Napoli, tu avrai visto che la vegetazione si fa sempre più bella. Abbiamo le, Mimmo lo sa bene, abbiamo le energie rinnovabili che possiamo utilizzare, abbiamo i monti con l'eolico, abbiamo le biomasse con i boschi, abbiamo gli invasi con l'idroelettrico, abbiamo il sole, quindi è una Calabria che può produrre più energia rinnovabile che in tutti gli altri paesi europei, in tutte le altre regioni. Una Calabria che poi ha meno di 2 milioni di abitanti, come se fosse una grande città, con tante identità, tante Calabrie, con tante specificità territoriali. Quindi vogliamo questi borghi, queste città straordinarie, bellissime, questi borghi antichi che possono riscoprire quelle tradizioni e quell'identità territoriale. Vogliamo una Calabria di questo tipo, noi vogliamo uno scrigno verde, vogliamo una svolta ecologica, vogliamo una svolta culturale, vogliamo un'economia, vogliamo puntare a scavalcare tutte le altre regioni puntando su settori nuovi, sull'economia della conoscenza. Dobbiamo fare un'alleanza con le università, abbiamo tante start-up qui anche nel territorio di Reggio, dove c'è l'Università della Calabria, ma nelle altre università possiamo creare anche una sorta di Energy Valley con delle start-up in materia ambientale. Cioè possiamo fare tantissimo, abbiamo una regione che è la più straordinaria, la più ricca di risorse culturali, ambientali, paesaggistiche, la più ricca anche di cantieri che possono essere aperti, di archeologia, la più ricca di cultura, ma anche la più povera. Quindi non ci basta il reddito di cittadinanza, cara Ciccio, ti ringrazio per il tuo invito, noi vogliamo di più, noi possiamo avere di più, possiamo avere con questa classe dirigente, con deputati come siete voi, con Marco, con Ciccio, con Roberto, con Maurizio che ormai è un mio, no, abbiamo studiato insieme a Firenze, quindi siamo anche da questo punto di vista molto legati, possiamo avere di più, ma quindi io, tutti i consiglieri regionali che qui sono presenti, i sindaci, questo è un gruppo dirigente, secondo me uno dei primi in Italia per questo partito, che può dare molto e può trasformare l'Italia partendo dalla Calabria. Quindi iniziamo da questa sfida e stiamo così uniti perché così possiamo vincere. Grazie. Grazie a Mario Scuto, siamo veramente in chiusura. Per poi lasciare chiaramente ai giornalisti la possibilità di fare qualche domanda ove ce ne fosse la necessità, occhio Maurizio. Io, come ho detto, diciamo all'inizio, non ho fatto un intervento, non ho parlato di temi, non ho parlato di nulla, ho semplicemente insomma fatto il moderatore facendo i doverosi ringraziamenti. Però una cosa io ho omesso di dirla, che noi questa sera stiamo mantenendo una premessa, Marco, che abbiamo fatto in campagna elettorale, ossia che nel momento in cui noi insomma e siamo vinto le elezioni avremmo aperto anche una sede logistica che dovrebbe, che sarà appunto divenire la casa non solo di Forza Italia ma la casa di tutti, come ricordava io prima, la casa dei cittadini. Mi piace affermare, se me lo consentono anche gli amici degli altri partiti, la casa del centrodestra, all'interno della quale poter dibattere, confrontarci, lo dicevo poc'anzi diciamo ad un'intervista, scrivere un programma che può guardare chiaramente al futuro, un programma che deve necessariamente parlare anche di giustizia giusta, perché trovo ignobile e vergognoso in questo momento, in una fase così delicata che anche in Calabria stiamo attraversando, che il presidente di questa regione vada a fare visita ad un sindaco che è stato destinatario di una misura cautelare, mentre tutto questo accade, Peppe Scopellini e nelle padre galera di Reggio Calabria. Vergogna! 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 E noi avremo il coraggio di scriverle, di rivendicare, perché
che un uomo politico ci si trova nelle varie galere, mentre un sindaco superficiale oggi venga ospitato in quelle che sono le trasmissioni nazionali e magari con l'idea di poter essere candidato alle elezioni europee. Io non ci sto, io non ci sto. E allora, cara Mara, Roberto ha auspicato che tu possa guidare un momento di riorganizzazione nazionale. E 15 giorni fa, quando presi la parola per la prima volta all'interno della riunione del gruppo di Forza Italia, guardai Roberto e ho detto: che faccio, intervengo? Mi ha risposto con un messaggio immediatamente. È un po' esaltato il lavoro di Stella Gervini, che saluto anche da questo microfono, che sta facendo un lavoro straordinario. Ho detto che è brava, che è un bravo capogruppo, che è un grande riferimento. Poi però a un certo punto mi sono lasciato andare e ho detto che il nostro partito, che in questo momento vede in Antonio Tajani un grande punto di riferimento, grande uomo, grande europeista, grande persona di equilibrio, però ha la necessità di essere supportato e che quindi ha la necessità di avere un grande coordinatore. E lì gli occhi inevitabilmente sono caduti su Mara Carfagna. Quando sono uscito, un mio collega toscano, che non è Maurizio Dettore, si è avvicinato e mi ha detto: ma sei diventato carfagnano? L'ho guardato e ho detto: no, lo sono sempre stato, Mara Carfagna. Gli apprezzamenti che mi sono stati rivolti, grazie davvero di cuore, sono felice di essere qui. Devo dire che oggi è stata una giornata bellissima, memorabile, che porterò, che conserverò a lungo nel mio cuore, una giornata a Reggio Calabria che è iniziata con la visita, saluto Giusi, ad un istituto veramente di eccellenza, non solo per il sud ma per l'intero paese, e potete immaginare quanto da donna nazionale, da donna del sud, io sia fiera e orgogliosa che un istituto come questo sia qui al sud. E poi è proseguita la mia visita con la visita al museo, ho avuto la possibilità di ammirare i bronzi di Riace e poi ho avuto la possibilità questa sera di rendermi conto di quanto il partito qui a Reggio Calabria sia vivo, vitale, di quanto Forza Italia c'è, ci sia, ha ancora tanta voglia di vincere e vincerà le prossime sfide, le prossime azioni, a cominciare dalle comunali per finire alle regionali. Ci riprenderemo il comune, la regione e, ve lo dico, ci riprenderemo presto anche il paese, perché il paese ha bisogno di noi. Grazie a Francesco Ciccio, non sapevo che ti chiamassero Ciccio, poi devo dire che con Francesco ci intendiamo, in realtà ci parliamo da poco, però lui parla in dialetto calabrese, io parlo in dialetto salernitano, napoletano, e quindi alla fine un punto di incontro riusciamo a trovarlo. Devo dire che veramente questa partecipazione così, così calorosa, così affettuosa, mi riempie di gioia. E da dirigente di Forza Italia, da militante di Forza Italia, mi riempie anche di orgoglio, perché naturalmente questo non è frutto di un caso, è frutto del grande lavoro e del grande impegno portato avanti dalle donne e dagli uomini di Forza Italia in questa regione. Questa regione dovrebbe rappresentare un esempio per il partito a livello nazionale. Certo, ci vorrebbero 10-100.000 Cannizzaro, 10-100.000 Iori Santelli, 10-100.000 Roberto Pinto, però questo è un modello, ed è un modello che si può realizzare attraverso ricette e strumenti tanto semplici quanto efficaci. Bisogna scegliere le persone giuste, le persone credibili, le persone in grado di metterci la faccia, ma anche la testa e il cuore, che sanno parlare con l'elettorato, che scendono per strada, che vanno nelle piazze, che riescono ad ascoltare la sofferenza profonda, anche la rabbia dei cittadini, ma che non si spaventano
e che non la vogliono trasformare in consenso e in voti, ma che sanno vedere dietro quella rabbia dei desideri, delle speranze, delle ambizioni da realizzare. Questo è quello che fa la nostra classe dirigente, Iole, Roberto, Ciccio, Maurizio. Lo fa nella sua Toscana. Marco, che ringrazio per il lavoro che tutti i giorni fa in Senato e anche sul territorio. Questo è quello che bisogna fare, questo è quello che bisogna ritornare a fare. Riallacciare i nodi del dialogo con la nostra gente, perché la nostra gente ci chiede di ritornare ad assumerci responsabilità di governo e di amministrazione a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale. L'apertura di una sede, Francesco, è una cosa bellissima, è un'ottima notizia, perché una sede, una segreteria politica, una sede di partito rappresenta una porta spalancata, una porta spalancata che invita i cittadini, le donne, gli uomini, i giovani ad entrare, a dialogare, a confrontarsi, e loro hanno la certezza che saranno ascoltati. Io sono certa che in questa sede, Francesco, da questa sede verranno fuori idee, progetti validi, concreti, di buon senso, che saranno preziosi, preziosi per il nostro partito, preziosi per il futuro del nostro paese. Guardate, mai come in questo momento storico e politico le due cose coincidono: il bene e il futuro del nostro partito e il bene e il futuro del nostro paese coincidono. C'è bisogno di noi, c'è bisogno di noi, perché dopo, quando finirà, perché finirà la luna di miele di questo governo, quando la smetteranno di litigare, quando la smetteranno di stare perennemente in campagna elettorale, quando la smetteranno di additare nemici interni ed esterni, non resterà nulla. E allora toccherà a noi, serviranno le nostre buone idee, la nostra concretezza, il nostro senso di responsabilità. Noi ci troviamo di fronte ad un governo che era nato come un governo di emergenza, come un governo necessario per far fronte ad una situazione di emergenza, il post voto del 4 marzo, che poi ricordiamocelo sempre, perché l'altro giorno una giornalista mi ha intervistato e mi ha detto: e però voi le elezioni le avete perse. Veramente, io non me ne sono accorta. Il 4 marzo il centrodestra è arrivato primo. Se arrivare primi significa perdere le elezioni, ma io mi auguro di perderle per il prossimo 80 anni. Il problema è che c'era una legge elettorale che non prevedeva un premio di maggioranza in grado di garantirci la maggioranza all'interno della Camera e del Senato, e quindi le uniche forze che sono state in grado di trovare un accordo, un'alleanza, sono state il Movimento 5 Stelle e Lega. Quindi un governo di emergenza, ma che si sta trasformando esso stesso in un'emergenza economica, in un pericolo per i risparmi degli italiani, per le tasche degli italiani, in un pericolo per la salute dei nostri bambini, per la crescita, per lo sviluppo infrastrutturale. Guardate quello che è successo con questa manovra, e guardate, non è un rapporto, un problema di rapporto con l'Europa, perché con questa Europa i primi ad essere stati critici siamo stati noi. Non ci piace questa Europa, l'Europa dello spread, l'Europa dei parametri, l'Europa dei vincoli, l'Europa del pareggio di bilancio. Non è la nostra Europa. Noi vogliamo un'Europa dei popoli, dei diritti, della solidarietà, un'Europa che difenda i cittadini, che li protegga dalla disoccupazione, dalla povertà, dal terrorismo, dalla minaccia del terrorismo, dall'immigrazione incontrollata. E noi abbiamo pagato un prezzo alto perché ci siamo contrapposti a questa Europa. Silvio Berlusconi ha pagato un prezzo personale e politico altissimo, perché ha messo in discussione le burocrazie di Bruxelles. Noi avremmo quasi sicuramente sforato i parametri di Bruxelles, ma li avremmo sforati per abbattere violentemente la pressione fiscale sui cittadini, sulle imprese, sulle famiglie, perché così si crea dignità, perché la dignità si crea attraverso la produzione di nuovi posti di lavoro. Allora non è un problema di rapporti con l'Europa, questa manovra non va, perché se tu fai debito, voi lo sapete che noi paghiamo per interessi sul debito, noi paghiamo esattamente quanto investiamo in istruzione. Io voglio un paese che investe e paga di più
per finanziare l'istruzione dei suoi figli piuttosto che per finanziare gli interessi sul debito che schizzano per la mancanza di credibilità e di autorevolezza del governo. Dicevo, non è un problema di rapporto con l'Europa, ma è un problema di rapporto con la realtà, perché se tu fai più debito per finanziare misure clientelari, parassitarie, assistenzialistiche ed elettorali, e pretendi e speri anche che qualcuno venga a dirti bravo, complimenti e ti faccia anche l'applauso, e allora sei fuori dalla realtà, o sei fuori dalla realtà o sei fuori di testa, delle due l'una. E allora noi dobbiamo necessariamente essere all'opposizione di questo governo senza se e senza ma, e dobbiamo sperare che facciano meno danni possibili in questo periodo, meno danni possibili, perché già quando ci dicono che la forza di questo paese è rappresentata dal risparmio degli italiani, questa è una parola sinistra che a noi non piace, che evoca la patrimoniale, non è un caso che si siano affrettati a smentire questa ipotesi. Allora c'è bisogno di noi, c'è bisogno di rafforzare l'anima responsabile e ragionevole del centrodestra che è rappresentata da Forza Italia. Perché credere ancora in Forza Italia? Perché investire le proprie energie e la propria fiducia in Forza Italia? Qualcuno ce lo chiede. Certo, non capiterà che qualcuno lo chieda qui in Calabria, vista la partecipazione e l'entusiasmo con cui seguite Forza Italia, con cui sostenete Forza Italia, ma qualcuno oggi ci chiede perché sostenere Forza Italia. Intanto perché senza Forza Italia non esiste il centrodestra, e il centrodestra è l'unico contenitore politico in grado di assicurare crescita, benessere e sviluppo. Noi crediamo nel centrodestra unito, non crediamo nel partito unico di centrodestra, non vogliamo annacquare la nostra identità, la nostra gloriosa identità all'interno di un contenitore sovranista, ma crediamo nell'unità del centrodestra, perché il centrodestra dovunque governa e dovunque ha governato ha garantito crescita, benessere, sviluppo e occupazione. Ma bisogna rafforzare Forza Italia, perché Forza Italia rappresenta anche il futuro di questo paese. Vedete, noi non abbiamo soltanto un passato di cui essere orgogliosi, e non è cosa di poco conto, perché non tutti i partiti possono rivendicare un passato di cui essere orgogliosi. Qualcuno ci dice, dovreste vergognarvi per quello che avete fatto in questi anni, per quello che avete fatto quando eravate al governo. Signori, ma stiamo scherzando? Ma di cosa dovremmo vergognarci? Dovremmo vergognarci di aver abolito la tassa sulla prima casa? Dovremmo vergognarci di aver abolito la tassa sulle successioni e sulle donazioni? Di aver creato 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro in più? Di aver varato la legge obiettivo sulle grandi infrastrutture? Di aver difeso e protetto le donne italiane varando la legge sullo sfollamento? Questa è la nostra grande storia, ed è una storia di cui dobbiamo essere fieri, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Ecco perché quando siamo sedi con il simbolo di Forza Italia, quello è un simbolo che guarda al passato con orgoglio e che guarda al futuro con speranza, con fiducia. Non vogliamo fare operazioni nostalgia. La migliore operazione nostalgia la sta facendo questo governo, scusatemi, ma è inevitabile, non è una forma di accanimento, ma è una forma di presa d'atto della realtà. Un governo che vuole chiudere i negozi la domenica, perché così poi la domenica si sta a casa con mamma e con papà, poi però si sta anche il resto della settimana, perché è chiaro che il lavoro non lo trova più nessuno. Un governo che vuole chiudere i negozi la domenica, un governo che vuole abolire l'alta velocità, che vuole chiudere le infrastrutture, un governo che vuole ritornare magari alla lira, che vuole ritornare ai confini, che vuole che si riprendano i passaporti quando si varcano i confini, un governo che vuole abolire i vaccini, così magari qualcuno ritrova l'ebbrezza di ammalarsi di poliomielite. Ci mancano solo le cabine telefoniche e il gettone, e l'operazione nostalgia è compiuta e terminata. Dobbiamo fare un'operazione nostalgia, però la nostra storia è una storia di cui siamo fieri, che non permettiamo a nessuno di calpestare o di violare. E allora, e concludo, Francesco, con la promessa di ritornare in questa terra, anche perché se mi regalerete sempre giornate ricche di emozioni come quella che ho vissuto oggi,
sono più interessata io a ritornare che non voi ad invitarmi. Vedete, noi abbiamo una visione molto chiara dell'Italia che vogliamo. Noi vogliamo un'Italia dove le donne possano davvero godere di pari opportunità, dove le donne siano protette da abusi, discriminazioni, violenze. Un'Italia dove i giovani possano trovare il lavoro e non sussidi, non debbano essere costretti ad andare all'estero per studiare o per cercare un lavoro. Un'Italia in cui gli imprenditori non siano considerati come dei prenditori, non siano guardati con sospetto, non siano considerati come degli evasori, ma siano considerati per quello che sono, come degli eroi, soprattutto qui al sud, e come dei produttori di ricchezza, di benessere, di sviluppo, di occupazione. Un'Italia in cui la giustizia venga utilizzata per perseguire i reati e punire i colpevoli di quei reati e non per punire gli avversari politici scomodi che non si riescono a battere. Che si rimbocca le maniche, che studia, che crede nel merito, nella competenza. Questa è l'Italia che noi vogliamo costruire e la costruiremo, perché abbiamo già vinto le nostre sfide e siamo pronti a vincerne altre. Grazie al vostro entusiasmo, grazie al vostro sostegno, grazie al vostro lavoro. Guardate, quando nel 94 Berlusconi costruì Forza Italia e fondò il centrodestra di governo, non si limitò a raccontare un'Italia dello sviluppo e del benessere, la costruì, indicò una strada e la costruì, e su quella strada hanno camminato milioni e milioni di italiani. E se noi non abbiamo fatto la fine della Grecia, se noi non abbiamo fatto la fine del Venezuela, se non abbiamo fatto la fine dell'Ungheria, è stato anche perché quando il centrodestra ha governato ha praticato soluzioni di benessere per tutti. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Il nostro passato è la nostra forza, è il nostro orgoglio e ci serve per guardare al futuro con speranza. Di questo abbiamo bisogno per fare oggi un grande scatto in avanti. Lo faremo, ne siamo capaci perché lo abbiamo già fatto e la riscossa partirà da qui. Grazie e buon lavoro. Avendo chiaramente la stampa, volevo intanto chiedere se c'è qualche giornalista che vuole fare qualche domanda. Faccio qualche domanda. Sì. Mi pare di no? Sì. Ecco, mi sembra. Ecco, Luigi. Luigi Palamara Lanciere, prego. No, volevo sapere solo se... Veloce, così. Mara come si vede come coordinatrice di Forza Italia Nazionale? È stata una bellissima serata. Grazie a Luigi Palamara Lanciere, grazie a tutta la stampa. Nino, consiglieri regionali.